Bene, questo è un altro appuntamento dei nostri del martedì. Adesso abbiamo una specie di foresto che non è foresto perché Stefano torna adesso dal Cile e questi incontri anche virtuali per noi sono molto importanti perché il nostro gruppo di gente fuori Italia ogni volta è più grande, adesso si sono aggiunti altri due amici di Paraná, che sono Juan e Ivan. E dunque un po' questa volta è dedicato a loro, cominciamo dunque subito con questo incontro di Stefano sull'immaginario musicale popolare latinoamericano. Bene, benvenuti. Dunque, l'argomento della conversazione appunto sono immaginari musicali popolari latinoamericani nell'Italia degli anni 50. Intanto una piccolissima precisazione sull'uso del termine popular, perché popolare, ma sappiamo che in italiano questa parola e anche nelle lingue, nello spagnolo, nel portoghese, è una parola che ha un significato ambiguo, non popolare perché è molto diffuso, quindi magari commerciale, o popolare perché è prodotto dal popolo, quindi in realtà quello che in inglese poi sarebbe folk in sostanza. E in questo caso appunto ho indicato popular con un termine inglese perché si intende popolare nel senso di che ha una circuitazione ampia, commerciale, eccetera. E l'argomento vuole essere un po' uno specimen di un tema più ampio, quello delle relazioni appunto transatlantiche tra Europa e America Latina. E, in effetti la scelta di questo tema è legata a due aspetti. Uno, che nell'ambito popular, nell'ambito della musica popolare, circolano molto appunto rappresentazioni, no? Dell'immaginario dell'altro, del mondo, di qualunque altra realtà, e quindi anche di queste rappresentazioni latinoamericane. L'altra motivazione che mi ha portato a scegliere questo argomento specifico, poi anche un po' sugli anni 50, è il fatto che questo è un po' un argomento di contesto, un argomento così che io ho, di cui mi sono occupato un po' indirettamente a causa della mia tesi di dottorato, che verte sulla circolazione invece di un immaginario latinoamericano folk dagli anni 70 in poi, ma andando a cercare i precedenti sono emerse alcune cose interessanti e quindi sono quelle che così un po' voglio presentare oggi. Qualche breve premessa di cornice per poi andare su cose molto più concrete, e qui mi ripeto un po' rispetto all'incontro dell'anno scorso, ma pazienza, i temi sono analoghi per qualche verso. Intanto quest'idea dell'America Latina come altro da noi, no? È un'idea molto discussa in realtà, perché anche se spesso l'America Latina viene presentata come una terra dell'altro, la terra della scoperta o della conquista, l'incontro con civiltà mai conosciute prima, insomma l'incontro dell'Occidente con l'America non latina allora, ma con l'America indigena, no? È uno dei topici forti in questo senso, ma l'America Latina storica di oggi è forse più efficacemente rappresentata, soprattutto in ambito francese, come l'Euro-Amérique, no? Come una sorta di
occidente europeo che comprende anche, di cultura europea che comprende anche l'America Latina. Questo spazio, uno spazio atlantico che ha scambi appunto ormai plurisecolari, e queste culture sono assolutamente intrecciate. L'America Latina non sarebbe quello che è se non avesse dentro una grossa fetta di Europa, in qualche modo, e l'Europa forse in proporzioni leggermente diverse, ma non sarebbe quello che è se non avesse avuto l'incontro e poi anche componenti di ritorno dall'America Latina. E quindi è più corretto rappresentarsi questo spazio come uno spazio culturale comune in cui le cose circolano. Come circolano? In tempo si prevaleva l'idea di scambi centro-periferia, dove il centro era l'Europa, la metropoli era l'Europa e la periferia era l'America, la colonia insomma latinoamericana o la ex colonia latinoamericana. Nel tempo ci si è resi conto che le cose non funzionano esattamente così, che i flussi sono sempre stati pluridirezionali e quindi si è passati all'idea di uno scambio univoco, ma poi già dagli anni '80 si parla di un modello di transfer culturale che ha, diciamo, oltre a questa possibilità di direzioni diverse, no, della circolazione degli oggetti culturali, anche una particolarità nel mettere a fuoco soprattutto non tanto il viaggio di un oggetto, ma il ruolo importantissimo di chi gestisce questo passare da un luogo all'altro, cioè degli agenti, dei passer, no, dei veri e propri passatori, mediatori culturali, che sono in realtà poi spesso sono viaggiatori, commercianti, esuli, artisti, in tournée e così via. Quindi, e questi personaggi hanno percorsi che non sono, frequentemente non sono lineari, non sono dalla capitale europea alla capitale americana, ma fanno giri anche a volte molto, molto più complessi. Come in parte avremo modo anche di vedere oggi. E poi c'è da sempre considerare anche il fatto che esiste un terzo incomodo in questo schema di relazioni, che sostanzialmente sono gli Stati Uniti, che ormai da molto tempo hanno un ruolo dominante nelle relazioni transatlantiche, e quindi spesso, come vedremo poi anche concretamente negli argomenti di oggi, le cose non viaggiano direttamente necessariamente da un luogo di origine a un luogo di destinazione in linea retta, ma spesso passano, e passando sono filtrate, gestite, manipolate, se vogliamo, risignificate anche da elementi terzi, come possono essere in questo caso gli Stati Uniti, nel nostro caso sarà l'industria culturale nordamericana soprattutto. Allora, riassumendo questa parte così introduttiva, diciamo che l'Europa occidentale e l'America Latina formano dai tempi della colonia già uno spazio culturale comune che ancora oggi è vivo, operante, che i francesi chiamano Euro-America. In questa prospettiva l'America Latina non sarebbe realmente un altro totale rispetto all'Europa, ma una parte viva e creatrice di quel complesso che noi chiamiamo Occidente. Di conseguenza, se dobbiamo andare a delineare un canone dell'immaginario musicale italiano relativo all'America Latina, con queste premesse si rischia molto pericolosamente che questo canone coincida con tutta la rappresentazione del nuovo mondo nella cultura occidentale, che è evidentemente un argomento non qui gestibile. Ma ricordando anche l'incontro dell'anno scorso, per fare un esempio di cosa stiamo parlando, basti pensare, per stare in tema con l'opera, per esempio, che i Guaraní di Antonio Carlos Gomes, che dovrebbe essere un'opera fondante dell'opera lirica brasiliana nazionalista, viene data alla Scala di Milano e non a São Paulo o a Rio de Janeiro. Allora uno si chiede dove sono i confini, no, di queste cose. E allora su questa scorta io riduco in modo netto i confini dell'argomento a questo immaginario musicale latinoamericano della musica popolare, anche perché poi questa musica popolare nel corso del Novecento è quella che si diffonde attraverso
i media sostanzialmente, cioè coincide con l'inizio della circolazione del disco, della radio e successivamente del cinema e televisione, e quindi anche possibilità di veicolare questo immaginario a un pubblico molto molto. E allora, se andiamo a vedere quali sono gli immaginari musicali latinoamericani che circolano nel corso del Novecento, no? Poi andremo a focalizzare meglio quello relativo alla metà del secolo, agli anni 50. A me sembra che si possono individuare sostanzialmente tre grandi ondate, no? La prima è quella del tango, che arriva nel vecchio mondo nei primissimi anni del Novecento, prima dello scoppio della Grande Guerra, e in Italia anche, arriva appunto in questi anni, ma arriva sostanzialmente passando per Parigi. Come momento storico siamo in questo momento di crisi degli stati liberali, alla vigilia della Grande Guerra. Il territorio di riferimento però di questo immaginario è quello bonaerense, portegno, anche se in qualche modo poi sporcato, no? No, con un esotismo che associa a quest'idea del tango, che è una espressione urbana, sostanzialmente a Buenos Aires, Montevideo, invece con elementi di folklore o di un folklorismo latinoamericano vario. Un esempio di questo, una traduzione, è un classico del cinema, I quattro cavalieri dell'Apocalisse, 1921, Rodolfo Valentino, grande star dell'epoca, balla un tango. Insomma, questo primo orizzonte di immaginario, siamo appunto nel 1921. Mi premeva, insomma, far vedere come in questo caso il cinema utilizza, a parte un tango abbastanza forse improbabile, anche come sicuramente non molto filologico dal punto di vista così coeretico rispetto alla situazione argentina, ma soprattutto poi anche la mescolanza di questo tango e la figura del gaucho, che invece con il tango secondo me non ha molto molto a che fare, più legato a un discorso di folklore reale, no, della campagna argentina. Seconda ondata, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, in Italia arriva sicuramente dopo il Secondo Conflitto Mondiale, e è quella invece di un'America Latina tropicale, no? Esotica, sensuale,
eccetera, ed è quella appunto che riguarda poi fondamentalmente gli anni 50. Parte probabilmente un po' prima, la prima ondata è quella della rumba, del samba brasiliano, e poi negli anni 50 esplode il mambo e il baion, per esempio, che è una danza che, di origine brasiliana, folk, ma che ha avuto poi questa proiezione commerciale, non di lunghissima durata rispetto al mambo, per esempio, che ancora oggi il mambo suona qualcosa, mentre il baion credo sia stato abbondantemente dimenticato, ma negli anni 50 invece è un genere di fortissima appeal internazionale. E questa moda sensuale dell'America Latina tropicale, esotica, eccetera, non è molto neutra dal punto di vista politico, ha una funzione molto precisa. Siamo in piena guerra fredda e questa rappresentazione di una componente del mondo occidentale spensierata, esotica, sensuale, ludica, eccetera, viene usata nettamente in contrapposizione a una rappresentazione invece tetra, oppressiva del blocco comunista. Quindi ha anche una funzione molto molto precisa dal punto di vista politico. O meu ganza faz tica tica bum tica, pra eu cantar o tica tica bum tica. Uma canção do tica tica bum tica, meu coração faz tica tica bum tica. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjere também numa batucada. Bum tica bum 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 bum, é brasileiro do tica tica bum tica, com um pandeiro fazendo tica bum tica. Para terminar, vocês devem cantar tica tica bum, tica tica bum, tica tica bum, tica tica bum. My friends, I extend felicitations to our South American relations. May we never leave behind us all the common ties that bind us. 130 million people send regards to you. And before I return, there's one thing you can do. Come on and sing the tinka tinka boom tick. That crazy thing, the chicka chicka chick chick boom, chick 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 boom. Brazilians found the chicka chicka boom, chick 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 chick. They like the sound of chicka 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 boom. It's kibble, it's kibble, it's kibble. It came from the Amazon, from the jungle, where the natives greet everyone they meet. Meet not a dog. Mi sembra che questo estratto da un film, la protagonista è Carmen Miranda, famosa per le sue acconciature a base di frutte tropicali, è abbastanza significativo non solo per la tipologia musicale, per la tipologia anche la rappresentazione sempre di queste donne sensuali, no? una promessa di sensualità dal mondo tropicale, e anche per la presenza poi degli ufficiali di marina degli Stati Uniti, che ci mostra insomma come effettivamente questo tipo di rappresentazione non sia affatto neutro. E un precedente interessante, forse l'archetipo poi di tutta questa ondata della guerra fredda, ce l'abbiamo con Disney,
un Walt Disney che produce due cartoni animati, sono Saludos Amigos e Tres Caballeros, che sono, già contengono, no, tutti questi elementi, sono destinati prima di tutto al mercato latinoamericano per passare un'immagine di amicizia, fratellanza, vicinanza del grande nord rispetto all'America Latina. Salvo poi confermare nella rappresentazione un ruolo subalterno dell'America Latina rispetto al nord, cosa che insomma anche qui, insomma, perché poi insomma, lei è la ballerina, ma lui è l'uomo di potere, insomma, quindi i ruoli sono sempre abbastanza ben definiti. E a questo proposito dobbiamo dire che sia nel primo caso, appunto il tango, sia in questo secondo, la musica tropicale, appunto non abbiamo mai uno scambio lineare dall'America Latina all'Europa, ma abbiamo una triangolazione attraverso altri agenti mediatori. Nel caso del tango per l'Italia è stata appunto la Francia, Parigi, e nel caso della musica tropicale è indubbiamente l'industria culturale degli Stati Uniti. E in effetti poi proprio come prodotto questo tipo di musica non è realmente quello che dice di essere, cioè non sono dei generi popolari latinoamericani, ma sono elementi di quei generi popolari latinoamericani che vengono trapiantati all'interno dell'industria culturale nordamericana, adattati a questa industria, all'uso delle grandi orchestre, per esempio di jazz, tipiche del momento, e inseriti in uno star system per cui questi attori poi di fatto non lavorano neanche più in America Latina, lavorano fuori, spesso sono anche criticati per questo in America Latina. Poi ne avremo un esempio che riguarda più da vicino anche l'Italia. E di fatto poi insomma questo è un prodotto di un'industria culturale che ha la sua sede altrove, fuori dall'America Latina, e che usa sostanzialmente personale non latinoamericano, ad eccezione del front line, cioè degli artisti che noi vediamo. E non sempre, perché per esempio uno dei grandi rappresentanti di questo momento, Charlie Cugat, o Charlie Cugat, si fonda, era in realtà catalano, è nato a Barcellona, credo, o molto piccolo va a Cuba, o forse nasce a Cuba, non pare di no. E in effetti si educa dal punto di vista musicale, la sua formazione musicale avviene a Cuba, ma insomma è in realtà abbastanza breve, poi di fatto si trasferisce a vivere negli Stati Uniti, ha il suo successo negli Stati Uniti e poi andrà a vivere in anni più tardi va a vivere in Spagna. E quindi soltanto l'immagine insomma è latinoamericana, ma il prodotto in realtà è altro. E in questo meccanismo anche l'Italia fa parte non del centro della metropoli, fa parte della periferia, quindi l'Italia in qualche modo viene investita da questa produzione, da questa ondata di prodotti culturali, ma riesce in qualche modo ad inserirsi attivamente all'interno di questo meccanismo, sempre ovviamente non in una posizione centrale, ma riesce a sua volta a appropriarsi di alcuni modelli e a venderli diciamo sul mercato. Un caso abbastanza noto, che poi andremo a vedere più da vicino, è quello di un Bayon appunto degli anni 50 che si chiamava El Negro Zumbón, che universalmente è conosciuto, ma forse spesso non è noto che in realtà è una composizione di un compositore italiano, Fernando Trovajoli, per un film italiano, e poi viene versionato, ripreso abbondantemente da interpreti di tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. La terza ondata, per completare un po' il quadro, è quella degli anni 60-70, per l'Italia diciamo decisamente gli anni 70, e è invece come prototipo della musicalità latinoamericana le musiche o di ispirazione andina oppure quelle di taglio sociale rivoluzionario eccetera, che per l'Italia significa poi soprattutto la musica cilena. Anche in questo caso è un fenomeno che non è esclusivamente italiano, ma riguarda perlomeno
tutta l'Europa occidentale, è collegato alla sensibilizzazione internazionale nei confronti delle vicende politiche latinoamericane, soprattutto dagli anni 60, dopo il 59, la rivoluzione cubana, e poi abbiamo il Che in Bolivia, nel 67 l'uccisione di Che Guevara in Bolivia, e l'interesse per le varie dittature che si vanno sviluppando nell'America Latina, e il culmine probabilmente appunto è la vicenda cilena dal 73 in avanti, con il colpo di stato militare e l'esilio anche di musicisti cileni. Anche in questo caso non è uno scambio bilaterale, perché si ramifica con passaggi diversi, tanto per dirne una, anche perché dopo non ci torniamo. La musica andina che arriva in Italia grazie ai musicisti cileni non è musica cilena, è musica che viene da paesi andini, dalla Bolivia, dal Perù, dall'Ecuador, minima parte anche dal Cile e dall'Argentina, però viene portata da cileni, quindi già c'è una mediazione in qualche modo. Ma se andiamo a vedere ancora meglio, i cileni in realtà questa musica la prendono addirittura, o almeno una parte di questa musica la prendono grazie a un revival di musica andina che viene precedentemente fatto in Francia, e quindi i percorsi sono abbastanza tortuosi e complessi. Io però segnalerei una differenza, a mio avviso, di questa terza ondata rispetto alle due precedenti, che in qualche misura sta in questo. Non si tratta, in questo terzo momento, almeno per quello che riguarda in Italia la musica della nuova canzone cilena, del prodotto di un'industria culturale deterritorializzata, come nel caso del tango e della musica tropicale, e la sua circolazione viene attivata da dei meccanismi che non sono quelli tradizionali del mercato, ma da logiche diverse, politiche, avvenimenti storici e così via. E quindi in qualche misura, con tutte le cautele che si possono mettere a proposito, ma questo insieme musicale cileno-andino che arriva in Italia nel 73 può essere considerato effettivamente un prodotto culturale latinoamericano. Ecco. Al suo interno ha tutta la sua complessità, però almeno non è un'invenzione dell'industria culturale o nordamericana o francese o di qualche altro centro. Okay. Poi cosa succede dopo? Dopo, secondo me, abbiamo una serie di ritorni. In qualche modo questi tre momenti esauriscono le tre radici culturali latinoamericane, no? Quella del tango, quella più decisamente europea, quella afro-caraibica, eccetera, della tropicale, e quella forte componente indigena amerindia portata dalla musica andina. Esaurito il trittico, no? delle radici, mi sembra che più o meno si assista a dei ritorni. Si assiste al ritorno del tango, periodicamente torna di moda, è stato molto ritornato negli anni 80, perché è molto forte, ma ancora oggi ci sono, oltretutto il tango ha messo anche radici a livello locale, esiste un tango italiano che si sviluppa per conto suo, indipendentemente da quello che succede nel Rio della Plata. E allo stesso tempo tornano anche ritorni insomma, del tango rioplatense. Poi ci sono anche quelli che seguono il tango liscio e quelli che seguono no, per carità, il tango liscio no, noi seguiamo quello autentico rioplatense che fa entrambi e così via. La musica afro-cubana è tornata alla grande negli anni 80 con la salsa, e negli anni 90 c'è stato il fenomeno di Buena Vista Social Club, per esempio, che è stato rispetto alla salsa un voler tornare a una a delle origini, no? Forse a una maggiore autenticità, ma anche quella è stata una grande operazione dell'industria, insomma, con il film e tutto il resto. E così via. Quello che non è tornata in realtà è l'altra, l'ondata politica e rivoluzionaria o quella andina, e che non ha neanche messo poi queste grandi radici, nel senso che se i ritmi afro-latini, bene o male, sono entrati nella produzione popular locale, se un cantautore italiano usa un ritmo di bossa nova tranquillamente nella composizione delle sue canzoni, questo non suona assolutamente strano a nessuno. E il tango, appunto, esiste un tango italiano da molto tempo, nei concorsi di ballo si balla normalmente anche il tango accanto ai generi più storicamente più autoctoni.
E non succede lo stesso per la musica andina. Per esempio, la musica andina è rimasta in qualche modo una cosa a sé, se la si ascolta, se la si suona, suona a citazione comunque, non è, non è stata assimilata in qualche modo nel, nel contesto musicale italiano. Bene, fatta questa carrellata, diciamo, sulla sequenza di grandi topici dell'immaginario latinoamericano musicale in Italia, vado a focalizzarmi su quello appunto degli anni 50. Negli anni 50 l'Italia è un paese assolutamente a metà di un guado, no? Fra un passato molto provinciale, rurale, e uscito distrutto da una guerra che ha sostanzialmente perso, e ha vissuto anche il dramma di una guerra civile, no? E che ha messo fine a 20 anni abbondanti di un regime semi-totalitario, quale il fascismo. È un paese che però allo stesso tempo si sta lanciando sulla strada dell'industrializzazione, e alla metà degli anni 50 possiamo dire che l'Italia è un paese a metà, no? Così lo definisce anche la storiografia. È un paese a metà tra semi-tradizionale e semi-moderno. La ricostruzione del dopoguerra, il miracolo economico che scoppierà soprattutto alla fine degli anni 50, e ci parlano di un paese nuovo, moderno per molti versi. D'altra parte, il nuovo Stato democratico, repubblicano, eccetera, che nasce con la nuova Costituzione, non riesce veramente a far piazza pulita di tutta una struttura che invece è data ai tempi del fascismo o prima. Questa cosa la vediamo anche nel campo della cultura di massa, dell'industria culturale italiana. La canzone è abbastanza rivelatrice da questo punto di vista, perché proprio alla metà degli anni 50 convivono da una parte un gusto popolare che è ancora molto legato alla canzone tradizionale e la prova fondamentale, l'espressione più evidente di questa cosa è il Festival di Sanremo, che in quegli anni è decisamente tradizionalista nell'impostazione vocale, in tipologia delle canzoni, nel tipo di orchestra che si utilizza e così via. E dall'altra parte invece un mercato, soprattutto discografico, che punta a tutta forza verso la novità. La novità che inizialmente sono le forme musicali legate al jazz, da una parte, al jazz popolarizzato, e una buona sintesi di questo in Italia il quartetto Cetra, per fare un esempio, no? di artisti che cercano di adattare alla realtà nazionale queste novità. Lo amano molto il jazz, non si sognano di riproporlo tale quale in Italia, lo adattano e creano una canzone gezzata, però aperta agli stimoli del nuovo, di oltreoceano. E decisamente l'industria discografica che punta, no, a questo rinnovamento, e che poi aprirà le porte anche a rock and roll e così via nel decennio successivo. E per fare un attimo, per prendere contatto, diciamo, concretamente con questa innovazione, sarà da ricordare per esempio che rispetto alle piccole produzioni discografiche nazionali, piccole rispetto alle multinazionali chiaramente, nel 52 arriva in Italia la Decca, e nel 53 si crea la RCA italiana, nel 54 la RAI comincia le trasmissioni regolari di programmi televisivi pubblici, e sono gli anni in cui il 78 giri viene sostituito dal 33 e dal 45. Quindi c'è un cambiamento molto forte, non solo dello strumento, lo strumento si porta dietro anche poi dei contenuti diversi. Ed è fortissima la pratica in Italia in quegli anni del covering, della versione della canzone straniera, che viene così portata e resa fruibile anche in Italia.
Di solito queste cover sono versioni tradotte, no, del contesto tradotto in italiano, delle canzoni, di per lo più di canzoni in origine in inglese, inglesi o americane, e di solito la versione italiana è abbastanza, cioè, insomma, non è brillante normalmente. Ma ecco, la cover è un buon esempio di questa ambiguità, no, del paese in questo momento, perché da un lato è una dimostrazione di provincialismo, no? Tu non ti ascolti i Beatles in lingua originaria, beh, sto passando al decennio successivo, ma è la stessa cosa, e ascolti una versione che non è l'originale, che non, evidentemente ha un valore anche artistico diverso, ma è quindi una dimostrazione di provincialismo, allo stesso tempo però un meccanismo per appropriarsi del nuovo e farlo entrare, farlo poi sedimentare. E quindi sì, si trova in una tappa così di transito fra la tradizione e la modernità. E da dire un'altra cosa a proposito di questo meccanismo delle cover: non so bene come funzionasse in altri paesi, ma in Italia funzionava così. Si prendeva la canzone straniera, veniva creato un testo in italiano, questo testo in italiano veniva depositato alla SIAE con il nuovo titolo, e praticamente tutte le interpretazioni di quella canzone da quel momento in avanti pagavano diritti d'autore anche al traduttore italiano, anche se non veniva cantato quel testo, anche se veniva cantato il testo originale o anche se veniva fatta in versione strumentale. Quindi era un business abbastanza grosso, e che poi è stato anche, come dire, preso abbastanza male dall'industria culturale straniera, che a un certo punto ha anche negato i diritti, perché non era possibile dover pagare la metà dei diritti a qualcuno che in realtà non aveva fatto assolutamente nulla o che non veniva venduto veramente sul mercato e che era necessario. E allora, per tornare al nostro tema dell'immaginario latinoamericano all'interno di questo contesto, andiamo a sentirci appunto questo Negro sul Bond di Armando Trovajoli. Di cosa si tratta? Questa è una canzone, tra l'altro, composta nel 1951 per un film che si chiamava Anna, protagonista Silvana Mangano. Il film parla di una suora, cioè anzi di una donna, che prima faceva la cantante, la vedette in un cabaret, poi diventa suora. Insomma, all'interno del film lei poi ricorda questi momenti della sua perdizione, e dato l'epoca, dato il momento, il ritmo che propone nel suo spettacolo appunto è un baion. E si dice che Trovajoli, almeno così racconta lui, credo l'abbia composto in brevissimo tempo, perché ha detto, cioè, per domani bisogna fare questa scena, bisogna girarla, e si è messo lì, qualcuno gli ha scritto il testo, che non è un granché, in spagnolo comunque, e lui ha impostato questa cosa, e la mattina dopo, studio di registrazione, e la cantante, che non è Silvana Mangano, ma Flo Sandon, che poi si chiamava in realtà Mammola Sandon, immagino, vicentina credo più o meno, ma vissuta negli Stati Uniti, che era poi la moglie di Natalino Otto, famoso cantante tenore di musica leggera dell'epoca, e uno dei grandi mediatori del jazz poi tra America e l'Italia, lo incide, e poi viene fatto un playback, doppiato insomma nel film. Thank you.
compa, dicen todo cuando me ven pasar. Me voy pa' bailar. El bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compa. Dicen todo cuando me ven pasar. Me voy pa' bailar. El bayón. Questo è un buon esempio, no, di come sia dominante in quel momento questo tipo di immaginario. E, la canzone ha un grandissimo successo, anche la cantante, quella che era, e, tanto che le sue interpretazioni poi, anche di un'altra canzone che usciva, che si chiamava T'ho voluto ben, che era collegata a questa nel disco, poi ha addirittura delle versioni di Nat King Cole, per dire. Quindi c'è questa possibilità poi anche per la periferia del mercato, no, di rilanciare queste immagini. E che è significativo, perché ci dice appunto che questo tipo di costruzione, quello che dicevo prima, di costruzione, di rappresentazione dell'America Latina, in questo caso una costruzione che non viene dall'America Latina, tant'è vero che la si può anche fare a casa nostra e poi venderla in giro. Non è escluso, anzi no, sono convinto, l'ho sperimentato, che anche in America Latina c'è chi pensa che il Negro su un Bo sia effettivamente un brano locale, no, perché poi a un certo punto queste cose girano, circolano, si perdono le tracce dell'origine, ed in effetti sono prodotti industriali in qualche modo, di un artigianato inserito in un'industria che ormai è già quasi globale. Per la mia ricerca avevo cercato di capire quali altri tipi di immaginario latinoamericano potessero esserci in circolazione in quel momento. Diciamo, questo qui, latino tropicale, è abbastanza conosciuto e forse non tanto studiato, però comunque noto. Ecco. Ma mi interessava sapere se prima degli anni 70 avessero circolato in Italia altre rappresentazioni musicali dell'America Latina, in che misura e con quali caratteristiche. E questo è quello che, diciamo, ho trovato. Allora, negli anni 50 che presenze di musica latinoamericana non tango o non musica tropicale troviamo? Ho trovato tre cose fondamentalmente. Una è la tournée di questo spettacolo, Ballet de l'Amérique Latine. Uno spettacolo di un coreografo di origine spagnola, nato in Galizia ma vissuto in Argentina, che mette in piedi una compagnia di danze folkloriche spagnole e latinoamericane, prevalentemente latinoamericane, in Argentina, ha successo e fa una tournée pluriennale, con un ritorno ogni tanto anche in America Latina, Buenos Aires e così via, che dura veramente diversi anni. Qui vediamo che già nel 1951 questa compagnia si trovava a Parigi. E in Italia ci arrivano nel 53, fanno una breve tournée nel marzo del 53. L'ho trovato sui giornali dell'epoca, notizia per Milano, Torino e per Roma. Forse sono state anche altre le sedi, non lo so. La critica, per quel poco che ho potuto vedere, è buona, ma non ha l'eco che ha avuto in Francia questo spettacolo. Cioè, a Parigi sono rimasti mesi, anni in realtà, andando e venendo, ma
sono rimasti in cartellone per più anni e hanno lì veramente influenzato la formazione di un genere musicale, appunto questa, un folk latinoamericano che poi diventerà la musica andina, i flauti indios, queste cose qua, nascono un po' da un nucleo di musicisti che erano dentro a questo spettacolo. I musicisti dello spettacolo, che suonavano dal vivo ovviamente, si chiamavano los trovadores guaraníes e che poi diventeranno los paraguayos o los guaraní, los cuartes paraguayos e così via. Si clonano in infinità di gruppi. I guaraní. Che sono attivi soprattutto in Francia e poi si dividono, danno vita a ognuno dei componenti dà vita a altri gruppi, ognuno verte, noi siamo gli autentici e così via. E queste persone avranno un ruolo fondamentale appunto nella creazione dei primi gruppi di musica andina a 13. L'altra presenza, poi vedremo un pezzettino di questo più avanti. Un'altra presenza decisamente più importante, più nota al grande pubblico, è quella di una cantante che si chiama Ima Sumac. Ima Sumac, che si chiamava in realtà, un pseudonimo, si chiamava Soila Augusta Imperatrice Chavarri del Castillo, di umili origini in realtà, nonostante lo schieramento di nomi, è una artista peruviana con una caratteristica vocale particolare, aveva un'estensione vocale molto ampia, di oltre 4 ottave, no? Che lei ha usato come strumento, diciamo, per sfondare, per distinguersi, no? E in Perù lei inizia con un repertorio che è quello popolare peruviano dell'epoca, siamo negli anni 40, e poi si sposa con un musicista, Moisés Vivanco, che compone canzoni, fa gli arrangiamenti, eccetera, e costruisce insieme a lei il fenomeno di Ima Sumac. E costruisce un personaggio assolutamente di base esotica. Il personaggio di Ima Sumac è un personaggio assolutamente costruito, assolutamente basato sull'esotismo. Lei inizia la carriera appunto in Perù, dopodiché con il marito tentano la fortuna negli Stati Uniti, per qualche anno sarà molto dura, fanno, diciamo, la fame o quasi, ma poi finalmente sfondano e quindi ritornano al successo che avevano già avuto in Perù precedentemente, ma adesso a livello internazionale, come succede nello star system dell'epoca, partecipa a film, diventa protagonista di vari film e canterà non soltanto musica peruviana, ma anche appunto musica tropicale, eccetera, eccetera, tutta la musica possibile dove lei può mostrare le sue straordinarie doti canore. Il giudizio un po' generale su Ima Sumac, che adesso ascolteremo, è un giudizio abbastanza diviso e contrastante fra, soprattutto in Perù, chi la considerava assolutamente una traditrice della tradizione, delle caratteristiche, di aver venduto nel modo più commerciale possibile la musica del suo paese, la musica popolare del suo paese, e chi invece, soprattutto oggi a parecchio tempo di distanza, vede in lei un po' una percorritrice della fusion world music e così via, perché faceva queste mescolanze di folklore con jazz, ritmi latini, eccetera, puntando molto poi su aspetti sonori, tribali e cose di questo tipo. Altro elemento di esotismo, si inventano delle origini regali incai, che lei sarebbe diretta discendente di qualche imperatore inca e cose di questo genere, assolutamente né dimostrate né tanto credibili. E, allora, per vedere di cosa si tratta, prendo un esempio da un film, Il segreto degli Incas, produzione statunitense, forse questo è un po' poco il volume, c'è Charlton Heston per esempio per i protagonisti, eccetera. Fra l'altro è uno dei
dei primi film girati è stato girato veramente a Cusco e così via, per cui ha anche questa, un po' questa particolarità. C'entra molto poco, no? Anche se si chiama Pachamama, brano, Madre Terra, però nonostante i vestiti, nonostante tutta la parafernalia inca, questo ha molto poco a che fare con la musica peruviana. Evidentemente il punto forte è l'esibizione di un virtuosismo vocale, quindi appunto l'escursione tra registro acuto, basso e così via. Di fatto però nei suoi dischi, che sono pubblicati anche in Italia, noi troviamo generi popolari peruviani all'interno, troviamo tanto musica creolla come la marinera, il vals, che sono danze creole della costa peruviana, e anche musica mestissa della sierra. Quindi questa musica effettivamente poi, anche se interpretata in un modo abbastanza, diciamo con un eufemismo, libero, era comunque una musica che aveva a che fare con l'ambiente andino. E ho provato a vedere che cosa dice la stampa dell'epoca sui Massuma in Italia, no? Ho trovato due articoli abbastanza interessanti, due reportage da Lima in realtà, comunque di giornalisti italiani. Nel primo, che è del 52, apparso sul Corriere di Informazione, si chiamava allora, poi papà del Corriere della Sera, si dice con un certo distacco, ma si racconta tutta la storia che racconta lei, quindi che è discendente degli Incas, e si nota soprattutto anche che sta vendendo un sacco di dischi, che ha superato anche Dean Martin, che era famoso per, no scusate, Bing Crosby, che era famoso per essere un grandissimo venditore di dischi. E si dice, beh, adesso va in tournée in Europa, quindi arriverà anche da noi, no? Non c'è nessun elemento critico, ma diciamo che viene tutto riferito con un attimo di neutralità, di distanza. Molto interessante il secondo articolo invece dell'anno seguente, di un certo Emanuelli, che scrive sulla Stampa di Torino.
e che questo lo leggo perché mi sembra molto carino. È un suo reportage su quello che sta succedendo a Lima, no? Questi reportage dall'estero, anche questo ci dice che c'è un interesse crescente per l'America Latina. Sono abbastanza frequenti in questi anni questi reportage su altri continenti e così via. L'America Latina comincia a comparire di più. E uno dei paragrafi di questo articolo si intitola Relatività. In una serata mi trovo per caso al fianco un peruviano di cui non ho capito bene il nome, ma deve essere qualcosa come Morelli. Per superare un attimo di silenzio gli dico che Ima Sumac, famosa cantante che si ritiene discendente in linea diretta dell'ultimo imperatore Inca Atahualpa, è arrivata a Lima. Morelli mi guarda diffidente. Come un sasso che cade nel vuoto, continuo a dirgli del grande successo che Ima Sumac ha avuto in Europa e nell'America del Nord, con la sua voce che può percorrere 4 ottave e 5 note, superando così il fenomeno della cantante tedesca Erna Sack. Finalmente quel Morelli si decide a rispondere e dice: non è una verdadera artista, sino una simple cantante. Non è una vera artista, ma una semplice cantante. E continua a spiegarmi che ella ha saputo sfruttare abilmente il lato esotico che gli incompetenti credono di sentire nel suo canto. Morelli sostiene che tutte le canzoni di Ima Sumac sono mistificate, nient'altro che roba buona per gli stranieri che nemmeno sanno dove cominci la verità della musica peruviana. Allora, a me ha fatto una certa impressione trovare questo discorso, no? In un articolo del 53, perché mi sembra una bella lezione di lui, ovviamente Emanuele è esterno al discorso, non prende posizione, ma non so se ha conosciuto veramente questo Morel oppure se è una sua proiezione, una sua invenzione per far passare la cosa senza prendersi la responsabilità di quello che dice. Ma comunque è un buon avvertimento al pubblico italiano. A me piacerebbe sapere se in quegli anni lì Ima Sumac, che è molto conosciuta a quell'epoca, non so quanto di massa, però comunque è una diva, in quel momento la vedono al cinema e così via, fino a che punto possa costituire un elemento di un immaginario andino. Perché c'è l'immaginario andino, evidentemente, non sempre, perché alle volte fa cose tropicali, eccetera, però la componente andina poi si dice che è l'ultima discendente di un imperatore inca e così via. Ma ho come la sensazione, difficile da verificare, che in realtà l'esotismo del personaggio gira intorno alla donna, gira intorno alla sua voce straordinaria, quanto per me stucchevole, pesantissima da ascoltare, ma sicuramente eccezionale tecnicamente, e non contribuisce più di tanto a formare, cioè chi l'ascolta non si sta immaginando le Ande, gli Incas, eccetera, ma un qualcosa di colorato, esotico, pittoresco, che però, perché gli mancano altri riferimenti. Per dire, il francese, nel mondo francofono in quel momento, forse ascoltando Ima Sumac può immaginarsi Tintin, che scopre l'ultima città persa degli Incas, ma non mi risulta che ci sia qualcosa di equivalente, o almeno abbastanza conosciuto, in Italia in quegli anni. E manca tutta la tradizione dell'antropologia latinoamericana che invece i francesi hanno, per esempio, no? C'è un museo dell'Homme a Parigi, credo già allora, mentre da noi no. I nostri musei antropologici parlano dell'Italia, non parlano di altre cose in quegli anni. E qui arriviamo forse anche ai pettegolezzi, che Ima Sumac sia inautentica non lo dice soltanto questo giornalista, ma lo dice anche, mi pare, forse sul Radio Corriere TV, ho la citazione, ma è messa in sigla, per cui mi ricordo più l'ho presa. Comunque su un giornale italiano dell'epoca, siamo nel 56, un'intervista a una cantante che lavora in Italia, che si chiama Kia Tamoa. Kia Tamoa, dice, è in sostanza una specie di copia di Ima Sumac, che viene venduta sul mercato nazionale italiano.
poi vediamo se si riesce a capire meglio chi è. Comunque l'articolo dice questo, è un po' una ricostruzione del percorso di questa chiesa nuova. L'occasione per il fiorire di una vocazione di cantante fu offerta da un disco di Ima Sumac. Kia, udì Ima, che nomi sono presi un po' in modo da somigliarci, cantare, udì Ima cantare, e da una cosa fu colpita, dal fatto che le canzoni della sua compatriota non erano quelle vere, quelle originali, ma arrangiamenti più o meno abili per permettere alla cantante per dare prova, davanti ai microfoni specialmente, della gamma della sua voce. Kia amava troppo e rispettava le canzoni che la madre Rossa e le altre donne del suo villaggio le avevano insegnato nella sua felice fanciullezza per poter tollerare un simile sacrilegio. Le venne in mente anche di possedere una bella voce e decise che sarebbe diventata una cantante come la Sumac e a miglior diritto della sua compaesana. Ora, come Kia Tamoa cantasse la musica popolare peruviana, non, purtroppo non lo so, perché non ho trovato i dischi che pure esistevano. C'è un catalogo Parlophone 1954, ci sono diversi titoli, sono dei 78 giri con di solito 4 temi, 2 per 2 e 2, no? E 2 per lato. E ci sono quelli di Ima Sumac e ce n'è anche qualcuno di Kia Tamoa. E dove noi vediamo che Kia Tamoa, tra le varie cose, canta, a parte una canzone napoletana e poi una cosa che vi farò sentire, ma canta anche musica peruviana, canta un huayno, canta una marinera, canta una mulissa e così via. Come le cantasse però non lo so, perché i dischi non ci sono neanche alla Fonoteca di Stato, e a meno che qualche collezionista non conservi da qualche parte, sarò destinato a non sentirli. Più che altro un problema di curiosità, perché l'unica registrazione che ho sentito non lascia sperare grandi cose per questa Kia Tamoa, ma probabilmente avrà imitato anche un po' lo stile della Sumac. Sappiamo però da un annuncio della programmazione del Radio Corriere TV che vediamo se la data segnata qui, sì, il 27 ottobre del 1954 la radio, non mi ricordo, credo la Radio 2 della RAI, trasmetteva un concerto di musiche peruviane registrato o in diretta, non lo so, da Torino, se non sbaglio, l'orchestra della RAI, diretta da Tino Cremagnani, che era un direttore d'orchestra che aveva diretto opera in quegli anni lì e aveva diretto opera in Perù e aveva anche fatto delle orchestrazioni con musica di Daniela Lina Robles. Quindi è uno che Perù lo conosce di prima mano. E cantano come solisti Kia Tamoa e tenti forte Luis Alba. Era peruviano. Luis Alba nel 54 aveva avuto 20 anni, penso, una cosa di questo genere. Studiava a Milano, stato uno dei più grandi tenori lirico leggeri del suo tempo, ma probabilmente era all'inizio della sua carriera, quindi che anni? 56. Sì. 56, io dico 4. 54. Da dire con Callas. E quindi chissà cosa avranno cantato, questo sarebbe interessante saperlo, ma temo che non sia assolutamente possibile. Chi è questa Kia Tamoa? Entriamo sì nell'ambito dei pettegolezzi, anche perché ne ho avuto in Cile uno incredibile. Allora, non si sa bene, compare nel 54, prima non esiste, e sparisce all'inizio del 56, dopodiché non c'è traccia sui giornali. Però è una delle prime cantanti della RAI. Si sa tutto della sua famiglia, perché compare anche in modo molto rassicurante sui giornali, ha una famigliola, è sposata con un italiano. Allora, diciamo dall'inizio, racconta, mettendo assieme le varie notizie prese dai giornali, bisogna fare ampiamente la tara, ma insomma quello che risulterebbe sarebbe il seguente, che un ingegnere italiano, Carlo, mi sembra, o Mario, Marco, non ricordo, Rinaldi, va in Perù a vendere macchinaria elettromeccanica, questo siamo negli anni 40, e il giornalista
proprio uno specchio a proposito di immaginari dell'epoca, dirà che però questi peruviani avevano più bisogno di sapone e di un buon bagno che non di macchinari elettromeccanici. Cioè questo è il livello di razzismo culturale profondo di questi anni, con cui si vedono queste cose. Non tutti ovviamente, ma è questo il livello popolare, no? Della stampa popolare. Tempo, Radio Corriere, eccetera, eccetera. E qui il giovane ingegnere italiano conosce questa India, giovanissima, dodicenne, quattordicenne, una cosa del genere, che però sembrerebbe essere a sua volta figlia di un italiano. E nel suo albero genealogico uno degli articoli infila addirittura una discendenza da una tribù di pelle rosse del nord, che non si sa come siano arrivati in te. Questo si considera dato figlio nel nord del Perù. E comunque potrebbe essere comunque una figlia di un italiano o una peruviana che si trova lì. Si sposano o fanno qualcosa di simile a un matrimonio lì e vengono in Italia. E vengono in Italia credo immediatamente dopo la guerra, se, o durante, non lo so, penso dopo. E avranno due figli. Ci sono le foto sull'ultimo Radio Corriere TV del 55. Ha come copertina lei col marito e i due bambini con la torta di Capodanno davanti. Quindi i nomi, nome e cognome dei figli, eccetera, nome e cognome suo non c'è mai. Lei c'ha solo questo pseudonimo, Hia Tamoa, che evidentemente è facile. Tamoa non c'entra nulla, suona a polinesiano, non si sa bene da dove spinti. Dovrebbe voler dire piccola aquila, secondo i giornali, ma non ho neanche capito in che lingua. E cosa fa Hia Tamoa? La storia che raccontano, che a un certo punto decide di proporsi come cantante, la prendono e quindi va in Rari e comincia anche un programma, una sua piccola rubrica settimanale, una cosa del genere, dove tra l'altro canta canzoni peruviane. Questa è l'unica speranza di trovare che si possa fare un riversamento alla Rai di un nastro che esiste di lei cantando musica peruviana in un programma alla Rai TV. Ma lei ha anche fatto parte della compagnia di Anna Magnani di teatro. E nel 53 mi sembra spunta una rivistina francese in cui lei fa la pin-up così in body e calze di seta e quindi insomma non si sa bene quale sia il percorso suo. La cosa incredibile è la scomparsa, perché lei nel 56, fine 56, dice, ho tanti programmi futuri, cioè farò un programma alla Rai che si chiama così e farò questo e quest'altro. Ma nel frattempo il marito ha una grave malattia a un occhio, retinite, gli devono fare un trapianto e lei decide di donare un suo occhio al marito. E dopodiché questa cosa sulla stampa è ovviamente ampiamente trattata, perfino in Spagna su un giornale di Barcellona salta fuori il 14 febbraio San Valentino, ci arriva dall'Italia notizia di un caso di amore coniugale straordinario e leggiamo di questa donna che vuole regalare l'opera. Nel frattempo l'ultimissimo tassello della stampa dice che la moglie del premier delle Filippine o del presidente, insomma, non so, non mi ricordo più, ha letto di questa notizia e ha mandato un telegramma, una lettera alla cantante dicendo non farlo perché noi abbiamo una banca di occhi da donare, cioè non devi donare, venga a fare l'operazione qui. In effetti lei dovrà andare in Giappone a fare questa cosa perché in Italia non era neanche permesso la donazione. In effetti all'epoca Giappone e Filippine dove questo si faceva. E venga qui, che oltretutto le troviamo anche lavoro come cantante. Cosa sia successo dopo? Assolutamente ignoto. Qui finisce la storia ufficiale. Io credo che si potrebbe risalire con i nomi della famiglia, che se sono veri, non vedo perché dovrebbero essere finti, e quindi dobbiamo andare a fare un'indagine all'anagrafe di Milano, dove loro vivevano. Ah, Hia Tamoa è questa qui. Lì il Radio Corriere con la versione familiare e rassicurante e questa settimana Radio TV che dice Hia Tamoa
una voce della radio che vale in Perù, anche la battutina, e che ha appunto rappresentata con delle cose abbastanza improbabili. Mi chiedo cosa ci fa il totem. Sì, infatti, il totem di... sì. Vabbè. Questo per dire appunto che siamo sempre dentro a un immaginario di provincialismo molto forte, no? Sì, che, certo. Perché da poi c'era la gente che viaggiava, sapeva, faceva le cose seriamente, però quello, a livello popolare non abbiamo questo tipo di cose. Vabbè, e sintetizzando su questa parte, poi volevo fare proprio un caso specifico di una canzone che attraversa un po' tutto questo mondo. Queste presenze, no, quella dei ballet dell'America Latina, quello del Chiatamoa e Ima Sumac, e altre forse che potrebbero emergere più avanti, fanno vedere che in questi anni 50 ancora queste emergenze di folk latinoamericano non compongono un genere di qualche tipo. A differenza di quello tropicale, a differenza del tango e così via, manca un elemento che secondo me deve essere di natura extra musicale che gli dà compattezza e quindi restano sostanzialmente delle curiosità esotiche, più o meno esotiche, ma fanno parte di un caleidoscopio di bizzarrie, di cose strane da mondi lontani, no? La cosa mancante, l'elemento mancante extramusicale arriva nel decennio successivo dell'elemento politico. L'America Latina diventa importante nel discorso europeo quotidiano perché c'è Cuba, perché c'è tutto, diventa il paradiso della rivoluzione, e di conseguenza anche le manifestazioni sparse musicali riferibili al popolare latinoamericano cominciano a essere ad aggregarsi, a quagliare in qualcosa di riconoscibile come un tutt'uno, anche se impropriamente magari. E, nonostante questo, però, il fatto che si vada parlando tanto di autenticità, ma Suma non è autentica, io sono autentica, certamente è funzionale a rendersi, questo è chiaro, ma se non altro ci dice che è un discorso che può far breccia, che in qualche modo interessa. E interessa un'autenticità del folk latinoamericano, anche se poi in pratica non si riesce ad andare più in là di nulla, insomma. Ecco. E questo, secondo me, è una proiezione di quell'essere metà e metà dell'Italia di quegli anni. Per esempio, quando il giornalista fa la recensione dei ballet a Milano, dice che lo spettacolo di Perez Fernandez è ben altra cosa rispetto al consueto folklore da music hall, dove io penso che il folklore da music hall pensi alla musica latinoamericana, insomma dal negro sul bombo in qualche modo, anche se poi però succede che cade nella trappola, perché dirà, a proposito, questo è qualche Perez Fernandez, e conclude l'articolo dicendo che si è visto molto bene il profilo indio del ballerino, che insomma questo era nato in Galizia ed era cresciuto a Buenos Aires, quindi il profilo indio ne aveva molto poco. Ecco, quindi poi le trappole dell'esotismo si riaprono. E io volevo così proporre un brano che passa trasversalmente un po' tutte queste cose qua. Ed è un pezzo molto famoso della musica latinoamericana, della musica andina latinoamericana, che si chiama El Humahuaqueño, un carnavalito argentino, è stato composto negli anni 40-44, forse adesso in questo momento non ricordo più l'anno esatto, da Saldívar, il mondo porteño Saldívar, che lo crea a Buenos Aires, senza essere mai stato sulle Ande, senza essere mai stato neanche a Humahuaca, questo paese del nord argentino vicino alla frontiera con la Bolivia, ma semplicemente crea questo carnavalito, questo ritmo di ispirazione andina,
lo intitola a Uma Waka perché suonava bene, insomma, che era pertinente rispetto al tipo di musica che creava. In realtà anche Come Carnavalito in realtà è un brano di composizione molto regolare, frasi di 8 battute, andata e ritorno, A, B, eccetera, ritornello e così via. Tutte caratteristiche che nei carnavalitos folclorici in realtà non sono per nulla scontate. Oggi è diverso perché ormai le cose si sono assolutamente mescolate, ma diciamo che all'epoca non era esattamente così. Lui ne fa una versione suonata per strumenti indoamericani, come possiamo vedere, forma un gruppo, saranno tutti di Buenos Aires probabilmente quelli lì, ma che si vestono da indios. E questo brano, che al momento sì, è un brano che ha una buona presa di pubblico, ma diciamo che il grande boom del Uma Wakeno arriva quando il compagnia di balletti prende questo tema per inserirlo nel proprio spettacolo e lo usa come pezzo finale, o perlomeno così si vede in un filmato, in un film che racconta la storia di questi balletti. E dopodiché in Europa ha un grandissimo successo e vedremo cosa succede poi, ma intanto possiamo andare a vedere vedere non so quanto perché è un ectoplasma praticamente il protoratto, ma questa è la sequenza finale di un film che si chiama Torrente Indiano, che racconta la storia in forma epica e avventurosa di Pérez Fernández stesso, insomma si autoracconta in questo film. Tenevano ad avere costumi pertinenti, cioè non era del tutto strampalato, però insomma siamo comunque in manifestazione di esotismo. Fatto sta che questo pezzo ha una grande fortuna, al di là dello spettacolo, circola in disco, e viene riconosciuto come uno dei pezzi fondamentali dello spettacolo, e è associato inizialmente in Francia almeno a una narrazione di carattere indigenista, no? Musica del cielo, note del cielo, sentimento indio, tra cima malinconia, al gusto, sapore delle pene ignorate, l'anima stessa del paese, il fiore triste sulla tomba della grande razza vinta, sconfitta.
Però poi viene il successo porta alle versioni, e da queste versioni originali abbiamo quello che io ho chiamato l'attacco dei cloni, e sono centinaia in realtà, con molte si trovano oggi navigando in YouTube in tutta Europa e non solo in Europa. E solo in Francia ce ne sono decine e decine di versioni. Che succede anche, insomma, la moltiplicazione delle versioni, sono quasi tutte tradotte. Una cosa molto curiosa è come mai in Spagna, dove è cantata anche da persone molto conosciute, eccetera, diventa Carnaval en la Pampa. Dove non c'era bisogno di tradurre niente, perché delle montagne è diventato della terra, non si sa perché. E colpo passiamo. Questo mi è sempre chiesto perché. Che poi non lo dice nella canzone, è solo il titolo, ma non si capisce perché. Vabbè. E la moltiplicazione numerica è dovuta anche al fatto che poi all'epoca funziona un sistema ancora di produzioni locali, per cui l'editore della musica per la Francia è la Francia è Transatlantique. Cosa fa? Siccome ogni cantante ha il suo pubblico, 3, 4, 5, 10 cantanti ricevono la partitura dall'editore e fanno la loro incisione, e l'editore vende la partitura personalizzandola con la foto del singolo cantante. E poi in realtà la partitura è identica, anche la copertina è identica, e quindi circolano un'infinità di versioni dello stesso tema, sostanzialmente poi magari arrangiate anche uguali, e cambia la voce dell'interprete, no? Con qualcosa che poi quando si afferma un mercato più grosso e internazionale finisce, perché ovviamente questi soccombono, non possono, no? Reggere la concorrenza. E quindi abbiamo un'infinità di covers locali, la Fête de Fleurs, Festa dei Fiori in Francia, Blumenfest in Perù, in Germania, Kiss Me Another, negli Stati Uniti, Kiss Me Palmandag o qualcosa del genere in Svezia, Carnavale nella Pampa, in Italia si chiama Torna la Primavera. Ecco, mentre tutte queste canzoni hanno... contengono generalmente alcuni riferimenti al carnevale, a qualcosa di esotico, o perché si nominano degli uccelli o delle piante, o perché c'è la chitarra di quello che suona. Insomma, evocano in qualche modo un immaginario esotico. Ah, sono tutte versioni a ritmo tropicale, questo mi ha dimenticato di dire. Adesso, ma poi sentiamo anche qualcosa. E in Italia si ha una versione, io ne ho contate una decina, non so se ce ne siano altre, ma non saranno molte di più comunque, e c'è anche qui un testo in italiano che si appunto Torna alla Primavera, che però non ha nessun riferimento all'esotico latinoamericano. C'è festa grande nel ciel, vedo mille fiaccole d'oro ed una luna di miel che carezza i sogni del cuore. Torna la primavera, per ogni donna c'è un sogno in fiore, anche per chi non spera c'è sempre il sogno di un po' d'amore. Vi risparmio la strofa successiva, siamo sempre la stessa cosa. Di fatto nelle versioni italiane qualcuno effettivamente canta questa cosa, ma poi la maggior parte o sono strumentali e qualcuno si tiene il testo in spagnolo. Qui abbiamo le 10 che ho trovato, quelle segnate in rosso sono quelle che mantenevano il testo in spagnolo e che mi sembravano anche le più significative per vari motivi. Comunque, tra cui una del quartetto CETA. Certo. Ma prima del quartetto CETA, vabbè, siccome il tempo non è molto, forse vado direttamente al quartetto CETA. No, perché c'era una versione strumentale, pianistica, poi c'è quella cantata da Natalino Otto, appunto, che canta, eccetera. Però possiamo anche andare direttamente al quartetto CETA. Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para cantar, erque charango y bombo carnavalito para bailar. Quebradeño, un mahuaqueñito,
quebra de ñauquenito. Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para cantar. Perché charango y bombo carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, umahuaqueña para cantar. Perché charango y bombo, carnavalito para bailar. La 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 la. Fiesta de la quebrada, umahuaqueña para cantar. Perché charango y bombo, carnavalito para bailar. Questa, anche qui, diciamo, qui siamo assolutamente in linea con le produzioni europee di questo brano, però nel disco, allora questa canzone appare in un disco, in un LP, 33 giri, del 54, del 55, forse pubblicato nel 55, che viene registrato al rientro del Quartetto Cetra da una tournée in Sud America, e anzi più precisamente in Argentina. Loro dicono in Brasile, Argentina, in realtà mi diceva il figlio di di Savona, di Virgilio Savona, che lui era bambino quando sono andato in tournée, aveva 8 anni, e in Brasile hanno visto il porto dal bordo della nave, insomma, o poco più. Quindi in realtà è stato un viaggio esclusivamente in Argentina, di cui Savona parla nell'autobiografia, diciamo, la sua storia del Quartetto Cetra, e dove loro sono legati per esempio a un parente di Panizza che gli fa da organizzatore, li trova come impresario di concerti e così via. Racconta con che musicisti si incontrano, che si incontrano con gli emigranti, insomma c'è tutto un pubblico italiano lì evidentemente che va molto volentieri a sentirli e così via. E quindi loro si sentono un po' intermediari culturali tra Argentina e Italia in questa situazione. E sul retro del disco scrivono che loro sono stati lì, hanno ascoltato questa musica e adesso la ripropongono cercando di, dopo aver studiato le fonti, e specialmente di Carnavalito, che si intitolano Carnavalito, sotto c'è scritto la parentesi e l'umahuaqueño, dicono che sono, e questo è un altro brano, sono molto veramente tipici, pieni di inconfondibile colore locale, interessanti per la loro concezione e struttura musicale. Ora, ovviamente il loro arrangiamento non ha assolutamente nulla a che fare con, né con il ritmo, né con il colore, né con la timbrica, nulla di quello che loro possono aver trovato in Argentina. Anzi, ascoltando parecchie versioni dell'epoca, a me è venuto il dubbio, quasi sicurezza, che loro l'abbiano esemplato da una versione di un direttore d'orchestra inglese, Stapleton, che in quegli anni fa una versione che ha le stesse modulazioni, la stessa introduzione che non ho sentito fare nessun altro, e sono parecchi elementi in comune, ed è più vecchia, per cui io direi che l'hanno presa da lì, che non esclude che l'abbiano sentita anche in Argentina. Questo potrebbe essere, poi al momento di farne una versione propria abbiano ritenuto di seguire quella. Ma ancora una volta, insomma, tornano queste narrazioni di autenticità alla fine, no? Siamo stati in Argentina, adesso vi facciamo sentire la musica che viene da lì, però poi prendono il disco in inglese e fanno qualcosa che di argentino ormai non ha più praticamente nulla. Quindi ecco, io avevo un altro po' di versioni per confrontare, eccetera, ma possiamo anche lascia stare, vado un po' a concludere. Quindi
su questo. A me sembra che la storia dell'Umahuaquenho, così come un po' tutto quello che abbiamo visto prima, non ho sbagliato, vabbè, tanto sono poche, ci dice appunto un po' questo. Ecco, questo è un pezzo della partitura, c'è anche la partitura che mi ha mandato il figlio di Savona, e questo è il testo con le annotazioni. Ecco, insomma, questo modo di vedere o di ascoltare l'America Latina in quegli anni è un po' lo specchio di un interesse che sta emergendo per il continente. E ci troviamo con articoli di questo genere. Questa è La Stampa, 1957, un bel articolo molto, molto grande, questo è solo un pezzo, quasi pagina intera, in cui si spiega che l'America Latina non è un continente pittoresco e strano, quello che appunto sembrerebbe da, ascoltando i Masuma, che per dire, ma una realtà molto articolata, molto complessa. Non c'è un'unica America Latina, sono tante realtà diverse, e alla fine sta dicendo sono realtà diverse in cui l'economia italiana in crescita può andare a investire, non è più solo la meta per una popolazione povera in cerca di fortuna, come è stata fino a pochi anni fa, ma adesso è un buon mercato per lo sviluppo italiano, una buona occasione per un altro tipo di immigrazione, insomma, per imprenditori, per investitori e così via. Allo stesso tempo, negli stessi anni, accompagnano le prime traduzioni di letteratura ispano-americana, ce ne sono state anche altre prima, ma insomma un numero tale da far capire che in qualche modo l'editoria italiana si è accorta che l'Ispano-America è un campo letterario, è qualcosa che ha una personalità propria. E nel giro di pochi anni escono diversi libri, oppure avevo fatto un po' un percorso fino al 68, ma il 55 vede uscire 3-4 testi, tra cui Borges, Neruda, insomma, comincia a esserci, l'anno dopo, anche qualche antologia della poesia ispano-americana. Quindi ci si accorge che esiste, ancora manca più di un decennio al boom, certo. Ma sono le prime avvisaglie. E il decennio termina con la rivoluzione del 59 a Cuba, che questo in un certo senso cambia completamente la prospettiva, la visione dell'America. Nel decennio successivo ci sarà l'immagine, o forse il mito, dell'America Latina come luogo dell'utopia rivoluzionaria, e scatta un'associazione quasi automatica, almeno in diversi settori culturali italiani, tra, e non solo italiani, tra la cultura di sinistra e suoni latinoamericani, specialmente quelli andini. Gli italiani aspetteranno gli anni 70 per fare questa associazione e avere la musica andina portata dagli Intillimani e così via. Io volevo per concludere una cosa che mi era molto simpatica. All'interno di questa musica andina, topici che si creano a proposito, no? quello degli anni 50 è Tengo ganas de bailar el nuevo compás, la musica dell'America Latina è soprattutto questo. Negli anni 60, tutto verso la fine, troviamo nei negozi di dischi come questo, insomma il canto profondo dell'America Latina con questa immagine molto incisiva, no, del cantore che in realtà proietta l'ombra di un guerrigliero, no? e la canzone lì dentro canta America libera, la patria mia, e così via. L'Umahuaquenho torna nei repertori della musica andina, torna in Italia nei repertori di musica andina portata in questa nuova ondata, anni 70, e a me è successo questo episodio, no, a livello personale. Siamo negli anni 80, io ho il mio gruppo, e la madre di uno del gruppo, del chimista del gruppo, e mia mamma si conoscono, sono amiche non di infanzia, insomma di gioventù. Insomma, negli anni 50 avevano 20 e poco più anni, aveva 30 anni nel 53 mia mamma, quindi, e l'altra un po' più giovane, più o meno, insomma. E l'altra dice, che si chiama Lilli, dice a mia mamma: Bruna, ti ricordi
che sentendo noi suonare l'Umahuakeño, che quando eravamo ragazze ballavamo questa canzone, no, ma non si ricordava, ma io ho pensato che strano, si sbaglierà, perché cosa c'entra certo. Il carnavalito argentino, la musica andina, nel senso l'ho scoperta io la musica andina, no? Certo. Negli anni 70, certo. Quando certo. Mia mamma da giovane ballasse questa roba. La cosa non mi quadrava molto. Fatta questa ricerca, i conti tornano perfettamente, era un pezzo estremamente alla moda, lo suonavano da tutte le parti e la Lilli aveva tutte le ragioni del mondo, certo. No? A ricordarsi questa cosa. Allora ho pensato che potesse essere stato un po' come un ritorno in quei racconti dove Borges trova se stesso più giovane o se stesso più vecchio, no? In quel momento il carnavalito umahuakeño ha due età del carnavalito umahuakeño si sono sfiorate, no? In quel momento, solo che per mia mamma sì, proiettava quell'immaginario lì tropicale eccetera, perché così era stato presentato, mentre per me rappresentava l'altro, ecco. Bene, molto bella questa.